so se sta tornando, ma è stata una vittoria importante, sofferta, ed era così come me l'aspettavo, perché magari le quattro sconfitte alla Livonese cominciavano a pensare che ci saremmo trovati contro una squadra che veniva solamente era di passaggio, ma non è così, perché ho visto una squadra in salute, probabilmente agevolata dal fatto che noi nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare, non l'abbiamo fatto, e lì sarebbe stata una mazzata a livello psicologico, però non l'abbiamo fatta, e quando poi non chiudi le partite ci sta che una squadra come la Livonese, che non aveva nulla da perdere, ti tira fuori tutto quello che ha per metterti in difficoltà. Però abbiamo saputo reggere l'urto con un po' di, come dicevo prima, di apprensione, forse anche troppo in alcuni momenti, e poi insomma ci ha pensato Lipa a chiudere la partita. Una serata speciale per lui, ci credevi che la sua prima gara da titolare avrebbe dato questa risposta? In termini di gol non era prevedibile, però che lui potesse dare quello che gli chiedevo sì, perché l'ho visto lavorare duramente nel corso del ritiro, l'ho visto lavorare duramente anche dopo e soffrire quando gli altri giocavano e lui magari ancora non era pronto. C'era un puntino. Com'è? L'hai cotto? Contro anche a volte la sua volontà, perché vedevo che stava scalpitando. Ovviamente io ho sempre detto che quando loro sono pronti e io noto che c'è questa possibilità, non guardo in faccia a nessuno, perché è giusto che vadano in campo. E penso che ormai abbiate visto che le scelte sono sempre dettate da quello che riesco a vedere nel periodo in cui facciamo addestramento. Mister, che cosa ha detto a Calimè nel finale di partita? Lo visto essere un abbraccio molto affettuoso. Sì, perché lui ovviamente ha avuto un grande impatto alla partita e voleva così suggellarla con il rigore, anche se non era lui il rigorista. Ci è rimasto un po' male perché dalla panchina avevo suggerito che fosse Lipa a calciarlo, e comunque ci tenevo a rincuorarlo e ringraziarlo per quello che stava facendo, che aveva fatto fino a quel momento. Lui ci era rimasto un po' male, ecco. Non volevo che si portasse dietro quello stato d'animo che non era corretto per lui, perché stava facendo grandi cose, ma non era corretto neanche vederlo in quelle condizioni, perché non era il caso. Mister, per tornare alla partita della risoluzione di San Domenico? Perché ho visto che stavamo perdendo un po' troppo campo, avevo bisogno di uno che con una gamba diversa che allungasse in quella zona di campo, e Canutè l'ha fatto perfettamente. Io ho la fortuna di avere attaccanti centrali ed esterni che mi danno la possibilità di lavorare a mio piacimento, quindi valutando anche il lavoro che si fa durante la settimana e anche magari valutando le caratteristiche degli avversari che andiamo ad incontrare, riesco a aggiustarle e poi magari durante la gara avere un'opportunità di fare un cambio dove può essere determinante, così come è stato Canutè questa sera. E così come è stata anche San Domenico domenica scorsa. Ma diciamo che in classifica oggi ha pareggiato. Ecco, abbiamo guardato. Non ho capito, scusa. Ci precede in classifica, sì. Ha pareggiato. Ma sono sempre davanti a noi. Non abbiamo mai avuto per continuare a guardare la classifica. No, ma è ovvio che è una competizione che alla fine dovrà dire chi arriva primo e chi arriva nelle posizioni successive. Quello che noi dobbiamo fare è che sto chiedendo in maniera maniacale ai ragazzi che chi sta davanti a noi ha qualcosa in più di noi, che è il vissuto. Ovviamente giocare da 3 anni insieme e giocare per obiettivi importanti, questo fa sì che aumenti la conoscenza, aumenta la fluidità nel gioco, aumenta l'intensità, perché comunque si conosca la memoria. Questo noi non lo possiamo avere, e per far sì che questa forbice diminuisca o questo gap diminuisca c'è bisogno di stare mentalmente sempre attaccati sul pezzo, perché dobbiamo cercare di limare certe cose che solamente il vissuto ti può cancellare. Ma siccome noi non abbiamo una storica alle spalle, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per stare lì e limare quelli che sono i difetti che ovviamente una squadra nata 2 mesi fa per forza di cose ce l'ha. Magari provate a fare colpa con pareggio all'anno, se giunge. Credo che avete ormai visto che si gioca sempre per cercare il massimo. Io quello che chiedo e dico sempre ai ragazzi è che bisogna andare a cercare il risultato. Poi se c'è qualche squadra più brava di noi dall'altra parte e ci mette in difficoltà e magari
ti leva la possibilità di vincerla, tanto di cappello, però insomma io credo che tanto dipende da quello che facciamo noi, perché anche le partite scorse dove abbiamo lasciato qualche punto, quando l'abbiamo lasciato è stato figlio tante volte le nostre disattenzioni, non perché c'è stata una squadra che ti ha messo sotto e che ha dominato rispetto a quello che stiamo facendo. Come giudica la prova di Capodanno? Non era assolutamente semplice, perché comunque Paolo praticamente manca in questo campionato da sempre. Non era semplice in un centrocampo del Lugonese, dove sapevo che c'era pressione, che c'era agonismo, erano le caratteristiche dei tre centrocampisti, quindi avevo un po' attenzionato Paolo su questo aspetto, ed era evidente che lui potesse trovare qualche difficoltà in qualche giocata, però a me interessava che rientrasse questo riferimento per noi importante e che soprattutto mettesse minuti nelle gambe, poi piano piano anche le sue giocate saranno molto più fluide. Questa è la grande squadra che gioca con Bertaccio, nonostante che il fatto che magari dal centrocampo titolare non sulla carta va a mezzo schierare, ma queste piccole disattenzioni difensive che puntualmente si verificano, come si fa? Lavorando, come dicevo prima, mentre i centrocampisti, anche se non sono il titolare sulla carta, ma questo lo stabilite voi che state fuori, perché per me sono tutti uguali, li ho dal primo giorno di ritiro. I difensori è stato il reparto che è stato completato per ultimo, e poi c'è stata anche qualche mancanza tipo Amenta, tipo Liviero, e ci manca il vissuto, perché un reparto così delicato dove c'è da lavorare al massimo per cercare di sbagliare il meno possibile, questo lo puoi ottenere solamente se c'è un lavoro alle spalle, che stiamo facendo, ma non è ancora sufficiente, non è abbastanza, bisogna continuare. Ma devo dire che comunque oggi già c'è stata un'attenzione diversa rispetto a quello che è stato in passato, ho visto più cattiveria, più decisione in alcuni interventi che stiamo interiorizzando, perché qualcuno era lontano già dal principio. Già questo per me è un aspetto importante. Bene, grazie. Grazie.